Sindaco, Caserta è una città bellissima, d'altronde l'Italia è tutto un bel paese e Caserta si sta spendendo molto negli ultimi tempi per il verde attrezzato e il verde comune. Ci sono dei progetti che da qui a breve vedranno la realizzazione? Beh, intanto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha creato, e anche l'emergenza Covid hanno creato le condizioni per vivere un modello delle città completamente diverse. Si va su una sostenibilità ambientale più accelerata, si va su un green economy, anche un'economia applicata a green molto importante. Quindi non è soltanto la qualità dell'ambiente, non soltanto la qualità del verde, non è soltanto la rigenerazione dei nostri parchi o la ricostruire la bellezza dei nostri spazi, ma è soprattutto mettere a sistema come l'ambiente diventa un'occasione per migliorare le nostre città, per rigenerarle, per riqualificarle, per dare delle occasioni di lavoro ma anche di crescita sociale delle città. È chiaro che noi stiamo investendo molto su questo aspetto, sia sul tema della sostenibilità ambientale, sia in termini proprio di qualità dell'ambiente. Ed è chiaro che al centro ci sono anche una relazione col terzo settore, con il mondo delle associazioni. Stiamo facendo rete per costruire dei modelli anche organizzativi migliori per la gestione del verde. Non è soltanto realizzarlo, è anche gestirlo e gestirlo bene. Ecco perché per noi è fondamentale costruire dei modelli, dei metodi di lavoro che creino le condizioni perché la qualità delle città costruisca attraverso il green, attraverso il verde, anche una bellezza. La bellezza non solo della filiera dei beni culturali, ma anche la bellezza della qualità delle città. Il decoro si costruisce anche attraverso dei percorsi dove il verde diventa prioritario rispetto a migliorare il vissuto dei nostri cittadini. Direttore,